Martedì 11 dicembre 2012, presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioli, in Corso Venezia 47 a Milano, si è svolto il workshop di elementi Interior Design and Contract. Formazione e informazione sulle ultime novità del settore, un programma denso iniziato con la presentazione del numero 15 di elementi e proseguito con le conferenze, i dibattiti e le tavole rotonde che hanno coinvolto le aziende leader e i professionisti più rappresentativi dell'Interior Design and Contract. Presenta il workshop anche Performance in Lighting S.p.A., che opera sul mercato internazionale con i marchi Prisma, Prisma Architectural, SBP, SBP Urban Lighting e Spittler. Performance Light è un'azienda che produce apparecchi di illuminazione per interni e per esterni in tutto il mondo. Lavoriamo a Milano soprattutto con gli architetti perché ci occupiamo di progettazione illuminotecnica e siamo a questi convegni per cercare di fare conoscere il nome del gruppo che è Performance in Lighting, perché la maggior parte degli architetti del mondo della progettazione conosce i vari brand Prisma, Spittler, SBP, ma non il nome Performance in Lighting che li raccoglie tutti. Noi appunto, come dicevo, seguiamo tutta la progettazione illuminotecnica, per cui l'architetto che si rivolge a noi può avere, al di là del prodotto, perché siamo produttori, ma può avere tutto il servizio, cioè quindi nel momento in cui lui ha un progetto in mano, noi facciamo tutte le verifiche illuminotecniche, la progettazione, ci occupiamo anche di consulenza, quindi di dare della consulenza su quelle che sono le normative, e operando in tutto il mondo noi siamo a conoscenza delle normative che regolano l'illuminazione in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è quello di fidelizzare il rapporto col cliente, cioè in questo caso il progettista, architetto, geometra, light designer, nel campo dell'illuminazione ovviamente. Questa è la quarta o la quinta che facciamo, mi sembra la quarta. Quest'anno le abbiamo fatte quasi tutte, perché? Perché comunque riteniamo che soprattutto questa soluzione del B2B, questi tavoli dove l'architetto, il progettista si ferma, se ha voglia, se è curioso, possa dare la possibilità a noi, seduti tranquillamente in un ambiente come questo, di spiegare chi siamo, cosa facciamo, e insomma vediamo che comunque questo piace, ecco, quindi piace anche a noi. Insomma.